Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli senatrici, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, nell'esordire con orgoglio nelle file della Lega in quest'Aula intendo con questo mio breve intervento aderire allo spirito e al coraggio che ha animato la nascita di questo Governo. Un Governo che non ha al suo interno, ed è la prima volta nel nostro Paese, rappresentanze del Partito Popolare Europeo o del Partito Socialista Europeo. Ci troviamo di fronte quindi a un'esperienza coraggiosa, sperimentale, per certi versi emergenziale, alla quale le forze avverse non faranno sconti. Ma questo Governo nasce con l'unico intento di fare gli interessi del popolo italiano e trova la nostra adesione e fiducia proprio nel convincimento che per tanto, troppo tempo, l'Italia abbia trascurato gli interessi nazionali in un quadro desolante di cessione della propria sovranità a una istituzione comunitaria non sempre dalla nostra parte, talvolta finanche nemica della nostra impresa, dei nostri lavoratori, delle nostre famiglie e della nostra stessa identità. Il fatto stesso che questo Governo, prima ancora della sua nascita, abbia intimorito e irritato alcuni notabili politici europei è la riprova che siamo dalla parte giusta. Dalla parte della Costituzione che, lo sappiamo bene, attribuisce la sovranità al popolo italiano, esclusivamente ad esso. Ed è importante che il Governo che oggi sta per nascere si sia dotato di una garanzia di trasparenza al più, il contratto tra le forze politiche che formano la maggioranza. Più volte il Presidente del Consiglio nel suo intervento si è richiamato al contratto. Cambiamento radicale lo ha definito rispetto alla prassi costante. Per la prima volta i programmi hanno preceduto le nomine e tutto ciò si è tradotto nell'assunzione di impegni reciproci. Un sinallagma, per usare un termine familiare al Presidente del Consiglio, che ha caratterizzato la nascita di questo Governo e ne ha indicato la rotta. Tra questi impegni mi sia consentito sottolineare solo un aspetto, sicuramente non prioritario per la vita del Paese, ma importante per il mio mondo di riferimento, quello dal quale provengo, il mondo dell'associazionismo sportivo. Mi riferisco alla centralità attribuita nel contratto allo sport nelle dinamiche di crescita del Paese. Una centralità che mi auguro possa essere propedeutica al riconoscimento di una dignità costituzionale allo sport, nonché al varo di una legge quadro di riforma dell'ordinamento sportivo. Un settore frammentato da un corpus di leggi disomogenee e non organiche per indirizzo politico e strategico. Ovviamente è stato particolarmente apprezzato l'intervento del Presidente del Consiglio che nella sua relazione ha dato spazio e si è riferito al mondo dell'associazionismo sportivo. Si è riferito al mondo dei volontari, un mondo che supplisce quotidianamente erogando servizi alle carenze pubbliche. Sono loro la vera spina dorsale del Paese e sono le associazioni sportive che potranno permetterci di ridisegnare tutto l'ordinamento sportivo attraverso una ridefinizione dei compiti e soprattutto anche dei diritti, perché spesso e volentieri non sono stati considerati. Ma in questo quadro sarà fondamentale anche affrontare il problema endemico del mondo dello sport, ovvero i suoi rapporti con la scuola. La prego di concludere. E allora mi affido, andando a concludere, per trasformare questi auspici in certezza, rimanendo sempre in campo sportivo, alla regia che sarà affidata al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Sono sicuro che attraverso la sua esperienza di uomo dello sport sarà possibile tradurre questi auspici in certezze. In conclusione, Presidente Conte, le faccio i miei migliori auguri e li faccio contemporaneamente all'Italia. Siamo convinti che lei e la sua squadra rappresenterete al meglio le istanze di cambiamento e con esse saprete dare risposte concrete al nostro Paese. Ad ella, Presidente, al nostro Governo, gli auguri di buon lavoro. Grazie, senatore.